Sono partiti malissimo, ragazzi. Per fortuna che avevamo fatto intelligente la partenza, che se dovevamo fare una stronzata, non so che potevamo fare di peggio. Ragazzi, bentornati sul mio canale e bentornati al nostro Calogero Bottas nella carriera pilota in Aston Martin. Andiamo come al solito a fa subito un recapino della situazione, questo perché ci aspetta la gara di Miami che mi fa letteralmente schifo, e quindi siccome mi ci approccio di solito molto male vorrei levarmi dalle scatole il prima possibile. Perciò questa è la classifica: primo c'è Max Verstappen 102, che praticamente sta a fare campionato da solo, vince tutto e fa i giri veloci, insomma è inavvicinabile. Dopodiché tutta una serie di gente invece che si stanno giocando sostanzialmente il podio del campionato: Perez, Russell, Leclerc, Hamilton e il nostro Calogero Bottas a 32 punti, poi Sainz, Alonso, compagno di squadra, Norris e Gasly, che va a chiudere la top 10. Anche nel campionato costruttori siamo quarti, insomma tutto sommato stiamo a fare il nostro. Se non fosse che nell'ultima gara, se non l'avete vista vi invito a vederla, veramente a Baku abbiamo sprecato una grandissima occasione. Adesso ci aspetta la gara di Miami. A me la pista mi fa schifo, di solito vado molto male, quindi ci manca solo che piove, così proprio ragazzi questo video lo chiudo veloce e torno a giocare Euro Truck Simulator 2. Mamma mia raga, male. Le prove libere non sono state quello che si potrebbe dire positive, ma è proprio una pista che non mi piace questa qui, e ci tengo a farlo vedere anche col cronometro. Andiamo a chiudere il nostro primo giro con un penoso 8° posto al primo giro, proprio alla fine raga. Calogero Bottas è frastornato dalla serie di pizze che sta prendendo. Oh, non so perché mi viene bene il terzo settore, perché questo era riuscito pure nelle prove libere, a prescindere che è il migliore, ma tutti gli altri proprio fermate, te dico fermate. 19esimi raga, stiamo per diventare ultimi, così occhio. Qualcosa stiamo a migliorare, ma non servirà assolutamente a nulla. Il nostro Calogero Bottas chiude le qualifiche in 13esima posizione, raga. Siamo a un secondo e tre dalla pole position di Max Verstappen, ma soprattutto stiamo a 6 decimi dal compagno di squadra, 5 decimi e mezzo dal compagno di squadra. Non ce la facciamo, raga. Stavolta è veramente durissima. La tensione si fa palpabile. Allora, lui ci propone 9 giri con la rossa e 11 con la gialla, e tenderei a dargli retta tendenzialmente, perché dovrei non dargli retta. Raga, qualcuno ha cambiato i componenti, perché partiamo 11esimi, non 13esimi. Ci siamo ragazzi, il nostro Calogero cerca di fare una buona partenza, siamo dietro Ocon. Bisogna fare una partenza soprattutto intelligente, che non so le partenze quando non partono gli altri. Oh, mamma mia come si siamo buttati male dentro, scusa Alonso, stiamo in mezzo a due macchine, aiuto! Aiuto! Non so come cazzo famo! Sono partiti malissimo, raga. Per fortuna che avevamo fatto intelligente la partenza, che se dovevamo fare una stronzata, non so che potevamo fare di peggio. Tanto Hulkenberg è qui, si infila e Alonso si recupera la posizione. Beh, se non altro si è ripresa la posizione sua, visto che avevamo fatto tentato omicidio praticamente. No, se mi passi all'esterno qui, Gasly, mi ritiro. Sarà una gara difficile, raga, ve lo dico, sarà una gara difficilissima, perché il nostro Calogero non sta proprio in condizione di dirla sua su sta pista. E in più mi pare che la macchina c'ha qualche problema. Qui Norris tanto cerca di darci una nuotata. Attenzione che Gasly prova a ripassarci all'esterno in un punto dove non si deve fare, se ci tiene alla salute, che sta pista non è proprio... non è proprio fantastica. Ecco che tanto ci passa Gasly. No, Calogero qui deve alzare il piede per forza. Stagli sotto, appena fa un errore ci riprendiamo la posizione. Sì, il problema è che l'errore lo faremo noi, non lui. Io mi sento di dire, ragazzi, che la macchina va malissimo sin dalle qualifiche, comunque sia. Non ci ho mai avuto feeling con comportamento della vettura. Mi sa che Pizza Driver è tornato proprio a consegnare pizze, perché sto setup fa veramente cagare. Ma allarga tutte le traiettorie, non riesco a frenare, qualcuno sta a bussare, è occupato. Guadagna 5 decimi a giro. Questa cosa non finisce bene, attenzione, c'è il mio privato a stile all'esterno, ma Calogero resiste, non poteva sopportare essere superato lì all'esterno. Ma stiamo messi malissimo, raga, adesso c'è la zona DRS e sicuramente Piastri ci passa, anche perché ho un crampo
ma guarda te, al piede con cui freno, e non è proprio comodissimo guidare in queste condizioni. In più abbiamo finito l'Hertz, eccolo Piastri che ci passerà. Oh, ma perché mi hai tirato sta rodata? Cioè, io non gli avevo fatto niente, raga, ci passa pure il suo nota, tanto con le bianche ci va a passare pure il cuginetto. Mi ha preparato appena una staccata impegnativa. Gli lasciamo lo spazio per girare, però noi andiamo larghissimi. Comunque quel quanto che basta per riuscire a difendersi. Ma veramente, raga, io, sapete, non so uno che mette scuse quando dipende da me, e dipende da me, lo dico, e anche qui dipende assolutamente da me, però la macchina va veramente una cagata. Probabilmente c'ho un setup tutto da qualifica pure qui, come era successo già purtroppo a Baku. Perderai aderenza. Il distacco dalla vettura che ti precede è 5,5 secondi. Alex, ti voglio dare una notizia, non ci ho mai avuto aderenza, non è che sto a perdere adesso. Non ti preoccupare per l'incidente, può succedere. Mantieni la calma e controlla il DMF. C'è, ma chi si prova? Oh, Hamilton, che cazzo freni? No, attenzione però, raga, Hamilton ha fatto una cosa che non vale, perché ha frenato così, ci ha fatto passare pure da debris. Ancora il cuginetto che ci riprova, mentre Bottas va a chiudere tutte le porte che riesce a chiudere, ma lascia aperte le finestre, visto che sono passati tutti, ma ha superato chiunque praticamente, ragazzi, siamo quindicesimi. Entriamo ai box solo noi, che mi fa pensare che abbiamo fatto una stronzata pure nella strategia. Tanto non avrebbe cambiato assolutamente nulla in questa gara. Più veloce di quanto previsto. Magnussen nei box. Ma Magnussen non era partito già che è gialle? Il pilota Aston Martin e ai box. Come il pilota Aston Martin ai box? Oh. Ma che cazzo sta a dire? Il pilota Aston Martin so io. C'è un po' di gente ai box. No, passano adesso sul traguardo. Non so quanti resteranno dentro prima che noi passiamo. Ti trovi in 17esima posizione ora. Sì, grazie. Mi fa piacere che mi dai un sacco di buone notizie. Attenzione, tanto è rientrato adesso Alonso. Non so che cazzo era fumato Alex prima. 3,0 secondi. Sì, Hamilton se ne sta andando, raga. E soprattutto c'è sta rivia pure Albon. Sta gara è veramente un massacro è stata. Ma sinceramente mi pare che a Miami è sempre andata così, raga. Non ho mai fatto gare memorabili qui. Allora, l'unica cosa che ci potrebbe salvare, sempre che l'Hertz non basta, direi, e adesso ci passerà, raga, e se per caso Magnussen lì dietro lo riacchiappa, allora riescono a combattere un po' tra di loro e sta cosa magari ci dà un po' di respiro. Sostanzialmente stiamo a fare pure una buona gara, raga, per quelli che erano i presupposti. Pensate che ve sto a dire. Cioè, una gara in cui siamo 14esimi in combattimento con una Williams che ci sta per passare ogni curva. E adesso quasi ci riesce. Calogero comunque gli lascia sempre molto molto correttamente lo spazio per fare le curve. Per fortuna sta serie di chicane in realtà ci aiuta più a noi a difendere che a loro attaccacce. Ma stavolta sta troppo vicino, pure l'Hertz non ci aiuta a difendersi, raga. Eccala, stavolta non si potremmo veramente inventare nulla. E Albon. Attenzione, affiancatissimi, Calogero e Albon. Magnussen fuori dalla sessione, non so che è successo, non so se c'è una safety car, magari. No, purtroppo no. Comunque, tanto Calogero se va a difendere ancora su Albon. È da un po' che penso a sto fatto, appena arriverà la Corona FX Pro, so che è una comunicazione di servizio che c'entra poco con la gara, ma appena arriverà quella Corona lì voglio disattivare tutto l'HUD. Il nostro Calogero prova, resiste ancora all'esterno e stavolta, mamma mia, rischia il contatto con Albon, anzi non lo rischia, lo prende proprio in pieno. Bandiere gialle, non so che è successo ancora. Ah, ma quello dovrebbe essere Magnussen che è fuori pista proprio lì in quella curva, che però è un punto abbastanza pericoloso in realtà. Sufficienza per
altri 5. Adesso qui c'è un'altra zona di RS. Dobbiamo sfruttarla bene, tenendomi l'Hertz. Quel po' d'Hertz che mi è rimasto. Ok, ok, questo è il momento. Prendiamo la scia con l'Hertz acceso. Andiamo velocemente. La velocità warp attacca Albon, che però riprova a ripassare all'esterno. Attenzione che quasi ci riesce. Che Calogero prova a difendersi e costringe Albon ad alzare il piede. Poi arriviamo qui alla chicane, ci rimettiamo davanti, qui è veramente impossibile tentare una manovra, a meno che non sei un pazzo suicida. Sono veramente stremato, ragazzi, perché quando poi corri su una pista che non ti piace. Ci risiamo, ultimo rettilineo prima della curva finale, proviamo a difenderci con l'Hertz, ma stavolta non ci abbasta perché l'Hertz è poco e la traiettoria favorisce Albon stavolta. Mamma mia quanto sono andati lunghi, raga. Albon incrocia la traiettoria e ci va a passare. Adesso ci avremo noi il favore del DRS. Adesso tocca giocarsela di astuzia. Cercando di stare appiccicatissimi fino al punto del DRS per poi riattaccarlo. Eccolo, questo è il momento giusto per andare a aprire tutto. Ci siamo tenuti un po' d'Hertz da parte. Arriva il punto del DRS, lo attacchiamo, apriamo l'Hertz. Come prima, proviamo a farsi vedere all'esterno, poi buttiamo all'interno. Buona manovra di Calogero che poi va a coprire tutta la punta per difendersi, ma attenzione che Albon ci prova all'esterno. Ma qui, come prima, non c'è spazio per fare sta manovra. Perché un po' per... Oh, oh mamma mia, quanto ho tagliato la chicane, non l'ho fatto apposta Albon, scusa. Oh, non ho mai tagliata in 20 giri. Adesso usiamo tutto l'Hertz che abbiamo a disposizione per difenderci. Conviene tenere l'esterno qui, perché mo' lui avrà il DRS. Noi abbiamo finito l'Hertz. Eccolo che ci prova. Oh, porca puttana, ho preso la folle, raga. Che non vuol dire che ho ficcato sotto mia moglie. E vado a resistere. Meno male, all'esterno, se non altro, raga. Vince Sergio Perez, incredibilmente Verstappen non vince ma fa comunque il giro veloce, e poi Verstappen, Russell, Leclerc, Sainz, Ocon, Norris, il nostro compagno Alonso, Gasly e Piastri che vanno a chiudere la top 10. Il nostro Calogero Bottas arriva 14esimo in classifica. La situazione si smuove perché Calogero perde un'altra posizione ai danni di Hamilton, se non mi ricordo male, ma tutto sommato per quello che riguarda il podio, anche se siamo lontani, perché iniziamo a essere parecchio lontani da Russell, ancora è fattibile la faccenda, lasciando perdere il campionato che non è stato mai neanche nei sogni di Calogero Bottas per questa prima stagione. Con il replay sotto della partenza, ragazzi, io sono un po' amareggiato, ma neanche più di tanto, perché in realtà mi aspettavo proprio una gara schifosa così. Non è la mia pista, Miami, non ho mai imparato a correre, qui già essere arrivato alla fine della gara lo considero un risultato positivo, è tutta esperienza e prima o poi ci impareremo anche questa Miami. Io spero come al solito che vi siate divertiti, vi ringrazio del tempo che abbiamo passato insieme e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!